sì. Allora, Valentina Boni, due gol, uno su rigore, ma soprattutto poi una grande partita. Come ti sei trovata oggi? Beh, sicuramente bene. Il primo tempo abbiamo faticato un po', però poi il secondo tempo si è visto il gioco che sappiamo esprimere, quindi bene, sono contenta per i gol, ma soprattutto per il risultato. Ecco, noi ti avevamo visto giocare già qui l'anno scorso col Bardolino ancora in Coppa Italia. Mi sembra che lì avevi fatto una doppietta, se non sbaglio, ma un gol sicuro l'avevi fatto. Come ti trovi in questa nuova squadra, in questo nuovo club? Bene, bene, sono molto contenta, sto ritrovando il gioco che avevo un po' perso negli ultimi anni. Sono contenta, mi diverto, sto bene, quindi bene, un'esperienza molto positiva. Le prime partite avete avuto un po' di problema, probabilmente di ingranaggio, siete in effetti molte nuove. Però adesso si vede che ci sono delle triangolazioni e vi sembra che vi conoscete già da sempre. Sì, ci troviamo molto bene insieme. All'inizio, ovviamente, come ha ben detto lei, dovevamo un attimo capire il gioco ognuna delle altre. Adesso stiamo bene, ci divertiamo tutte insieme, come davvero se giocassimo insieme da tantissimo tempo. Ed è bello, secondo me, per chi gioca, ma anche per chi viene a vederci. Ecco, non ti è mai venuto a vedere, per esempio, Pietro Ghedin? Non lo so. Sinceramente non so se è venuto di quest'anno. Sicuramente l'anno scorso qualche partita l'ha vista, ma... Ecco, adesso parliamo un attimo della nazionale, dove sicuramente potresti essere una pedina, insomma, che completa la rosa. Il fatto di avere gli Stati Uniti a questo punto diventa un attimino difficile questa qualificazione? Purtroppo sì, delle squadre che potevano capitare, gli Stati Uniti penso che sia una delle più difficili, però non è detto, insomma, è giusto che la nazionale ci provi e è giusto che i tifosi ci credino, insomma. Pedina della nazionale, lo spero, io gioco per il Brescia naturalmente e poi per arrivare in quello che è il sogno un po' di tutti quelli che giocano, insomma. Grazie, bocca al lupo comunque, per te, per il Brescia e per la nazionale. Grazie, crepi.